Capitano! Oggi vinceremo, questo è sicuro. Ma io voglio che con qualsiasi mezzo impediamo ad Oliver Hutton di segnare una rete. Alfred! Sì! Gary! Sì! Non dovete preoccuparvi degli altri giocatori. Non rappresentano un pericolo. Voi pensate soltanto ad Hutton. Sì, capitano! Fuori dall'area di rigore, lasciatelo tirare a suo piacimento. Da lontano non riuscirà mai a segnarmi. Un'ultima raccomandazione. Giocate bene, ma soprattutto divertitevi. D'accordo! Oliver Hutton. Adesso voglio proprio vedere se sei in grado di segnarmi un gol. Non solo segnerò, ma la Newpy vincerà contro la St. Francis questo pomeriggio. La sfida impossibile. Vai, Holly! La Newpy è forte e vincerà! 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 I 22 giocatori si stanno schierando. Fra pochi secondi l'arbitro fischierà l'inizio dell'incontro. Questa partita deciderà la sfida fra le scuole Newpy e St. Francis. Finora hanno vinto 7 specialità a testa. Ricordiamo che verranno giocati 2 tempi di 20 minuti. Il centravanti della St. Francis batte il calcio d'inizio. La partita è cominciata. Non capisco, che ci fanno? Ehi, capitano! Hai visto la novità? Come facciamo a marcare Hutton? Sta davanti alla sua porta. Coraggio, non farli avvicinare. Bene. Holly in difesa. Accidenti, non sono riuscito a fermarlo. Sta andando tutto in modo diverso da come diceva il capitano. Hutton gioca da libero, dietro la difesa. Verrà mai avanti. Ma cosa ci importa? Pensiamo a dare un'altra lezione alla Newpy. Facciamogli subito un gol. Va bene. La St. Francis è all'attacco. Stanno avanzando veloci senza che i difensori riescano ad opporsi. Dopo un lancio di Paul Diamond è l'ala Ted Carter che sta venendo avanti. La St. Francis sta controllando la partita. Ora Ted Carter effettua un lungo traversone e il centravanti Johnny Mason si è questo preso è il primo. Una grande occasione. Intervento strepitoso di Hutton e la Newpy si salva. Rapido rovesciamento di fronte. Vai, vai, e la Newpy parte in contropiede. Sei stato bravissimo. Bene così, Holly. Accidenti, ha intuito lo schema e mi ha portato via la palla all'ultimo istante. Che fate? Dormite! Toglietegli quella palla! Ma chi è quello? Non l'ho mai visto quel ragazzo negli incontri della Lima. Non lo so, ma sono pronto a scommettere che è lui quello che in un'altra occasione ha segnato un gran gol a Bench. Vai, Bruce! Lungo lancio in verticale della mezzala! Non c'è fuori gioco! Liscia, ragazzo, è mia! Ehi, stiamo attaccando contro la St. Francis, ma è fantastico! Bellissima azione, la difesa è scoperta. Forse il primo tiro verrà effettuato dalla Newpy. Holly, perché non vieni tu a tirare? Questa partita è fra te e me. Perché mandi avanti Bruce? Prendi questa legnata, Benji! Non fare il vigliacco, vieni tu in attacco, Holly! Non so neanche muoversi. Ragazzi, l'unico avversario valido è Hutton. Adesso cominciate a segnare. Dovete fare almeno 50 gol in questa partita. 50 gol? Che cosa? 50 gol? Sul lungo lancio di Benji Price, il centrocampista Diamond avanza in velocità. E ora? Prendi questo! Diamond effettua un gran tiro da fuori area, un vero bolide. Il portiere Crocker sembra sorpreso. Ah!
di nuovo il numero 10 della Newby, ogni Verandone a salvare la sua porta e a ripartire in contropiede. La St. Francis non riesce ancora a segnare. Pochi lo avrebbero pronosticato, ma la Newby sta fermando la St. Francis. Oliver Hutton sta chiudendo tutti i varchi agli attaccanti avversari ed è sempre pronta a ripartire in contropiede. Dimmi, Peter, tu eri a conoscenza del fatto che la Newby avesse in squadra un giocatore in possesso di tali doti? Tom, ho deciso. Eh? Questa città non mi dispiace. Credo che potrò dipingere molti bei quadri qui. Dici davvero? Quindi ci fermeremo qui e io potrò andare a scuola? Certo. Ci vado subito. Bene, così potrò entrare nella squadra di Ollie. Un giovane giocatore debuttante è il protagonista della partita di oggi. Questo ragazzo ha fermato finora l'attacco dei campioni della St. Francis che non riescono a segnare. Bene, continuiamo così. Coraggio, loro si stanno innervosendo. E noi non dobbiamo mollare. Il nome del ragazzo è Oliver Hutton. Che succede? Ollie è il loro unico elemento valido. Accidenti, non riusciamo a superarlo. Bene. Il motivo per cui non riusciamo a segnare è Ollie. Alan, prendila! Guarda, Bruce, si battono tutti come leoni. Loro stanno giocando bene e noi no. In poco tempo quei giocatori disastrosi sono migliorati moltissimo. Hutton salva ancora la sua rete! Tutto merito dell'allenatore Roberto Sedì. E anche la scelta di tenere Ollie in difesa è una sua tattica. Ottimo lavoro, ragazzi. Chiudersi in difesa nel primo tempo e attaccare nel secondo. Bravo, Ollie! Dai, continua così! È proprio bravino, quel numero 10. Vai, Bruce! È tua! Che fa, Benji? Il portiere Benji Price va incontro all'avversario ed esce dall'area di rigore. Un bel tackle toglie la palla dai piedi di Bruce Harper. Ollie! Un lungo rilancio. Benji Price ha cacciato fortissimo. La palla attraversa tutto il campo e arriva direttamente a Oliver Hutton. Dai, Ollie! Vieni avanti. O hai paura? Ti faccio vedere io. Hutton si lancia in avanti. Fermo, Ollie. Bene, così. Per la prima volta ci porta in attacco. Non è la nostra tattica. Io credo che sia impossibile tenere a lungo un giocatore come Ollie in difesa. Salve, sei qui, capitano Hutton. Il gioco di Ollie non è quello di proteggere la propria porta. Il suo talento lo porterà sempre a cercare il gol. Coraggio, Ollie! Vai, tutto solo! Ciao, papà, ora farò un gol! E lo dedico a te! Questa te la farò pagare! Giocando come portiere ho capito quali tiri sono più difficili da prendere. Ci sono traiettorie sulle quali il portiere arriva facilmente e altre che sono quasi impossibili. Fermatevi, basta! Sei diventato quasi perfetto, Benji.
Accidenti, ha tirato da fuori area! Oliver Hudson ha calciato un tiro potente e preciso, un vero bolide! È angolato, ma ci arriverò! Ma Fraser respinge la palla di pugno! È bravo! E deve essere Mancini. Il portiere destro non avrebbe mai preso. Un gran bel tiro e un'altrettanto bellissima parata. Un'azione spettacolare che esalta i due protagonisti dell'incontro. Accidenti, ho dovuto respingere senza bloccare il pallone. Oh, peccato, stavolta Holly c'era andato vicino. Io non lo sopporto, quel Benji! Bene, la mia domanda di iscrizione è fatta. Ora devo riuscire a entrare nella squadra della scuola, così potrò giocare con Holly. Il pallone viene deviato da Benji Price ed è calcio d'angolo per la Newfie. Ma da un momento all'altro dovrebbe terminare il primo tempo. È andato Holly a battere il calcio d'angolo. Vuol dire che tirerà direttamente in porta. Oliver Hudson crossa al centro, dove converge dalla sinistra. Questa è mia. Ho sbagliato. È un cross per Bruce. La palla è carica d'effetto e curva verso la porta. Price è completamente spiazzato. È passata. Il portiere non può più prenderla. Colpisce il palo e Benji Price la fa sua bloccandola in tuffo. No! La Newby ha sfiorato il gol e l'arbitro in questo momento fischia la fine del primo tempo. Holly è davvero in gamba. Ha appena imparato il tiro ad effetto e lo usa già con grande abilità. Ci sei andato molto vicino, Holly. La palla non è entrata perché gli hai dato troppo effetto. Ma ci pensate, ragazzi? È la prima volta che finiamo il primo tempo senza essere in svantaggio. Ehi, vieni, capitano. Mi aveva superato. Sei tornato, papà. Sei sorpreso di vedermi qui, figliolo? Sì, pensavo che saresti rientrato domani. Per fortuna il lavoro è finito prima del previsto. So che siete tutti buoni amici di Holly e io vi ringrazio. Siamo tutti contenti di averlo con noi. Che opportunista che sei. Finora avete fatto tutti un ottimo lavoro. Grazie. Ma ho notato che uno di voi è andato contro la tattica predisposta. Ce l'ha con te? A dire la verità, probabilmente io mi sarei comportato nello stesso modo. Anche a me capitava di ignorare le indicazioni dell'allenatore. Il calcio è uno sport bello e affascinante. Non è fatto solo di schemi razionali. Contano anche il tempismo e la fantasia. Quindi se hai un'intuizione, segui. Oggi la Newpia è diversa, non è la solita squadra che conoscevamo. Dovete giocare più decisi e concentrati nel secondo tempo. Bene! Ragazzi, vi prego, un gol. Segnate un gol. Sì, capitano! Non ve ne chiedo 50. Voglio solo un gol. Ma dovete farlo, almeno un gol. Holly, se hai la possibilità di andare avanti e di tirare in porta, approfittane. Sì. Ragazzi, siete stati tutti bravissimi nel primo tempo. Ora tornate in campo e continuate a battervi. Sì, bene. Sì, bene. Figliolo. I giocatori stanno facendo il loro rientro in campo. E stanno per iniziare i secondi 20 minuti di gioco. Che ha, Benji? È la prima volta che lo vedo così nervoso. Dobbiamo segnare a qualunque costo. Forza! Tutti all'attacco, avanti! Sì! Allarga da questa parte! Dobbiamo fare un gol, adesso! Torniamo in difesa, copriamo! La St. Francis parte subito all'attacco. La difesa della Newpia è in chiara difficoltà. Diamond è ormai giunto al limite dell'area di rigore.
Hudson riesce a fermare l'azione con un ottimo intervento in scivolata e poi un suo compagno mette la palla definitivamente in fallo laterale. Ce l'avevamo quasi fatta, accidenti. Ce la mettono tutta. Ora sarà veramente dura. Lascia stare, Ted, ci penso io a lanciare al centro questa palla! Il difensore della St. Francis e Bob Denver si porta in avanti per eseguire la rimessa laterale. Lancio lunghissimo! Oh no, è velocissima, è come se l'avessi rimessa in gioco con i piedi! La palla giunge nell'area di rigore! Questa devo prenderla io, sono il miglior saltatore della St. Francis. No! Maledizione! No, chi lo ferma ora? Oh no, accidenti! Prendi questo! No! Oh. Ed è gol! Mason segna con un bel tiro dalla sinistra! La St. Francis si è portata in vantaggio. C'è da dire che la squadra campione è molto più aggressiva in questa seconda frazione di gioco. Sì, ce l'ho fatta, ragazzi! Ora che ne abbiamo segnato uno, gliene faremo una valanga. Sì, Johnny, hai ragione. Dobbiamo farlo, così il capitano sarà contento. Si scoraggeranno. Nonostante la bella prova degli avversari, ho l'impressione che la St. Francis sia ancora decisamente superiore. Tu credi? Ad essere sincero, io non la vedo affatto così. No. Questa Newpie ha delle notevoli potenzialità. Adesso che può contare su uno come Oliver Hutton. Ci cominciavano a credere, poveri illusi. Non potevano resistere per molto. Questa è la vera St. Francis. Se adesso verranno avanti cercando di pareggiare, gliene faremo una decina. Visto, ci siamo impegnati un po' e abbiamo subito segnato. La partita non è finita. Sì, hai ragione. Ricordatevi, il campionato è appena cominciato. E con questo? Attenti. Quest'anno non lo vincerete voi, il campionato studentesco. Sì, ha ragione, non fate più paura a nessuno. A nessuno! Vedremo chi vincerà alla fine. Con un fenomeno come Holly, la nostra Newpie può battere qualunque squadra. Dai, Holly, forza, ragazzi! All'attacco, Holly. La Newpie ha cambiato la sua disposizione tattica. Hutton si è infatti spostato all'attacco. Alla fine si è deciso, ma io non gli permetterò mai di segnare un gol. La partita riprende. Quello è il mio amico Holly. Il regista della Newpie si dirige verso l'area avversaria. Ha una grande velocità e molta tecnica. I difensori della St. Francis cercano in tutti i modi di fermarlo. È bravo. Nessuno riesce a stargli dietro. Ma cosa fate là dietro? Dormite! Cercate di fermarlo! Non vi preoccupate, lasciatelo tirare! Ci penso io! Cosa? Vieni avanti. No! Accidenti! Ora facciamone un altro! Oh no! Bene, capitano! Avanti, segnate subito un altro gol prima che Holly rientri in difesa! Sì! Che portiere quel Belgio! Ha letto alla perfezione il tiro di Holly. E ora lui che inventa. Hai sentito, Johnny? Facciamo il secondo prima che Holly rientri! Bene! Sei già qui! Oh no, ma come hai fatto? Oliver Hutton è velocissimo! Si è già riportato in difesa, ha conquistato la palla e ha subito ripartito all'attacco! Non ti vuoi arrendere? Ma che vuol fare? No, non è possibile, è ancora oltre la metà campo!
Ma che vuole fare? Non vorrà tirare da lì. Ah, ah, ah. Ollie, che fai? Ollie! Ah!